Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, notre patron d'Allah, nos apôtres de miséricorde, notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, son simple yo, son fratello, Issa Kamouza. Alhamdulillah, je suis tornati con questo argomento della nostra serie. Prima di procedere, andare avanti con quello che vogliamo fare oggi, vogliamo un po' correggere il nostro errore che abbiamo fatto la scorsa volta, qua, nel fare l'esempio del madre del rimpiazzamento. Ma l'esempio del mal di rimpiazzamento, quindi abbiamo fatto l'esempio e qua c'è stato l'errore. Cioè c'è stato l'errore perché di solito il mal di rimpiazzamento, qua abbiamo detto che facendo lo spelling abbiamo detto nuno che sarà ni, sino fatta sa, abbiamo detto alif maddat, però qua l'abbiamo un po' classificato come un mal naturale, invece no, perché abbiamo detto che il mal naturale non deve essere preceduto né seguito da una hamza, né da uno scun, né da una lettera silente. Invece in questo caso qua non è preceduto, ma è seguito da una hamza. Quindi, nello stesso caso, non è un mad naturale. Perché guardate, sentite un po' come lo pronuncio. Inizia. Invece questo è il mad di rimpiazzamento, che ha la stessa harakat, quindi unità di misura, unità di tempo, per quanto si deve prolungare la vocale, quindi quanto lungo devi rendere l'allungamento della vocale, sono due harakat, quindi mezzo secondo, si può dire mezzo secondo, come ho detto. Quindi qua diventa nisa, vedete com'è lungo, qua più lungo di mezzo secondo, è lungo di due harakat. Nisa, invece a, sono due harakat, mezzo secondo, quindi questo rimpiazzandola prende sempre la lunghezza del mad naturale nel suo unità di misura per il prolungamento. Invece questo qua lo vedremo in futuro. Come potete vedere, già il prolungamento lo rendiamo più lungo di quel del mad naturale. Nisa a, Nisa a, sentite la differenza della lunghezza tra uno e l'altro. Nisa a, questo è quello che volevamo correggere per oggi. Ok, oggi dobbiamo fare una cosa interessante. Vediamo se riusciamo a fare un po' di zoom. Bismillah. Naam. Bismillah. Ok. Oggi eravamo un po' che ne abbiamo fatto un po' di pratica. Dobbiamo farla domenica. Inshallah. Già da questa domenica qua inizieremo. Volevamo iniziare già dalla scorsa domenica, però abbiamo avuto qualche contrattempo e non siamo riusciti, però alhamdulillah questi qua ritornati, quindi carichi e iniziamo. Vediamo qua, questo qua è una pratica per vedere il mad naturale, l'esercizio del mad naturale che abbiamo visto, quindi mettendo in pratica ti riesce semplice, sai ok quanto lungo deve essere, e se lo fai più lungo dici, ti ne accorgi subito, dici no, è un po' troppo lungo. Alhamdulillah, mi simila questo qua. È solato ad-duha, solato ad-duha. Quindi, bismillah, leggiamolo prima e dopo vediamo, perché con questo sura qua con questo metodo qua voglio vedere ogni cosa che abbiamo fatto, quindi dalle prime cose che abbiamo fatto fino a quello che stiamo facendo adesso. E poi dopo leggiamo qualcos'altro, la prossima volta che lo riprendiamo aggiungiamo con quello che abbiamo imparato. Però quindi ogni volta che vediamo storie del genere, facciamo pratica di tutte, di tutte le regole che abbiamo fatto. Se c'è un tafkhim, un tarqiq, se c'è un istila, istifal, se c'è un qalqala, tutte queste cose qua, le regole del nusakina, le regole del tanwin nusakina, le regole del idgham shafawi, quindi la mim silente. Tutte queste robe qua vogliamo vederle, ogni volta che li incontriamo, pam, ok, c'è quello lì, questo qua è un sacchio, questo qua, pam, questo qua è Tafkhim, questo qua, vogliamo essere come Ronaldo Messi, proprio che dribblano gli uomini, appena vedono qualcosa, proprio come Iniesta o Xavi, che hanno una bella visione, una visione a 360 gradi, vedono, pam, veloci, quando lo leggono, pum, sanno già che qua c'è, ok, pam, alhamdulillah, quindi partiamo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم الحمد لله عندي مش قوى بيعمل كيلون دم يرار النصر التجويد فرا الحمد لله per è buono, dovremmo essere noi a dire che è buono, però alhamdulillah, dato che facciamo sempre pratica, le pratiche che abbiamo fatto con Sheikh Anwar, Sheikh della nostra moschea, che ogni volta andiamo, alhamdulillah, quindi sappiamo alcune volte i nostri errori, sappiamo dove che siamo deboli, dove che dobbiamo cercare di migliorare, quindi per migliorare hai sempre bisogno di qualcuno che ti sente, come abbiamo detto, per la pratica devi avere sempre, quando vuoi andare in pratica, proprio un one versus one, devi avere qualcuno per poter praticare con lui, dire ok, se faccio questo movimento qua, non va bene, faccio quell'altro, vedi un po' i tuoi errori, vedi un po' i tuoi sbagli, dove puoi migliorare, alhamdulillah. Noi sappiamo dov'è che siamo deboli, dove abbiamo un po' di debolezza, dove abbiamo un po' di il nostro punto d'Achille, noi cercheremo di migliorarlo. Però alhamdulillah, le regole, sappiamo quali sono le regole, quindi quando sai il concetto, sai già come devi migliorare, che cos'è che devi migliorare. Però se non sai il concetto, dici ok, cos'è che devo migliorare? Cos'è che faccio di sbagliato? Cos'è che faccio di sbagliato? Mi dice faccio sbagliato, ma cosa che faccio sbagliato? Come? Che devo farlo? Perché? Tutte queste robe qua. Quindi alhamdulillah, andiamo. Andiamo. Bismillah. Quindi abbiamo qua, facciamo un po' lo spelling. Andiamo piano piano, andiamo a fare lo spelling. Quindi abbiamo qua il wow. Wow normale. Qua abbiamo detto che è Hamzatul Wasl. In questo caso qua è l'em. L'em. Lo salti, quindi vai subito al dod. Perché salti e vai subito al dod. Vediamo se ve lo ricordate. Perché abbiamo detto ci sono lettere solari e lettere lunari. Le lettere solari, al-shams, al-qamar, al-qamar, per farvi capire. Quindi se non ti ricordi, dici ok, ma la lettera solare è quella che devo pronunciare al, oppure la lettera lunare. Basta che impari al-shams, al-qamar, al-shams è sole per la luna in arabo. Al-qamar, scusate, sì, al-shams è sole in arabo per la, sì, il sole in arabo, invece al-qamar è la luna. Quindi al-qamar hai bisogno di al, hai bisogno di al. Invece al-shams salti al, c'è il al però non lo pronunci, non lo fai sentire. La stessa roba qua, mi ha detto che dod è una lettera al-shams solare, al-shams solare, quindi al-duha. E oltre ad essere una lettera solare è anche una lettera del tafkhim, una lettera del tafkhim, quindi una lettera dura, una lettera dura, perché hanno detto che l'istila, di solito le lettere dell'istila sono anche lettere del tafkhim. Quindi stiamo un po' rivedendo, stiamo un po' facendo, stiamo rinfrescando tutte le cose che abbiamo imparato da zero e stiamo un po' riportando a galla, stiamo riportando alla luce, piano piano, poco a poco, e così ogni volta, perché ripetendoli ce l'hai in mente. Ripetendoli si diventa normale, quindi vogliamo ripeterli senza che tu dopo devi andare a fare extra lavoro per ok, però una volta c'è sempre bisogno di questo extra lavoro, però alhamdulillah quando viene da noi cerchiamo sempre di ripeterlo finché inshallah ci entra nella testa. Quindi abbiamo detto wadduha, wadduha, poi abbiamo il ha, quindi normale ha. Quindi qua abbiamo la lettera il mad naturale, abbiamo il mad naturale, quindi che lo fa diventare ha, quindi lo prolunghiamo un po', mezzo secondo, due harakat, ha, wadduha,
Wadoha. Proviamo qua. Stessa cosa. Wow. Qua Hamzatul Wasl. Abbiamo detto che quando Hamzatul Wasl si pronuncia soltanto quando è all'inizio della parola. Però quando è già in mezzo non c'è bisogno di pronunciarlo. Proprio quando qua è all'inizio, com'è che inizia a pronunciarlo? Non puoi saltarlo. Allora lì pronunci il Hamzatul Wasl. Se è un fatah, se è un kasra, quello che ha, lo pronunci. Quindi, wallahi, qua abbiamo lemu, lemu shaddat o fatah, la, abbiamo visto il shadd, abbiamo visto il shadd, che fortifica, che rinforza, che tipo quando è la doppia, quando è tipo, vediamo il nome di un calciatore, mi viene adesso Totti, è la doppia T, non è Totti. Ma Totti, Totti, visto che diventa forte, lo fortifichi. Ti, questa roba qua, col Shadden, è come la doppia lettera, nella grammatica araba, diciamo. No. Quindi fortifichi, qua abbiamo gli Yao, Maskun, questo qua è lo Skun, abbiamo detto lo Skun, silente, rende un po', silente il. La lettera, quindi lei, 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 qua abbiamo lì, wallaili, wallaili, qua semplice, e qua abbiamo ida, ida, quindi ida, quindi abbiamo il mad naturale, ida, mad naturale, qua abbiamo la stessa cosa, il mad naturale, saja, saja, wallaili, ida, saja, wallaili, ida, saja. Ora, invece di fare spelli ognuno per ognuno, guardiamo un po' quello che le regole che abbiamo visto. Quindi andiamo qua, vediamo se c'è qualche regola che abbiamo visto. Eccolo qua, una regola, mod naturale, ma qua, shaddak, wadda'aka, rabbuka, wama, un altro mod naturale, qala, qala, un altro mod naturale, qala, quindi, ma wadda'aka, rabbuka, wama, qala. Qua cosa abbiamo? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. No. Poi qua cosa abbiamo? Wal akhiratu khairul laka min al-ula. Normale, tutto normale. Dici ok, vado avanti. Wal akhiratu, wal a. Perché qua abbiamo allungato, andate a vedere. Wal qua abbiamo wa fatah wa, lam fatah la, lam Lam maskun. Wallal, wallal. E qua, perché questo qua tipo, diciamo, lam alif. Lam alif vuol dire che è lemu con attaccato il alif. Il alif. E qua, quindi alif ha fatta a. Quindi nel lam c'è lo skun. Lam alif e lì nel alif c'è il fatta. Il fatta. Quindi, sembra, vedete? Quindi lam e c'è alif. Lemu e c'è il alif. Che è scritto così si pronuncia lam alif, però in questo caso qua, se vuoi proprio eccezionale per bene, dici lam maskun, lal, quindi lam fatah la, lam maskun lal, e proprio qua vedi che c'è l'alif, alif fatah a, walal akhira, walal, walal a, walal akhiratu khairul laka min al-ula. Walal akhiratu, walal akhiratu. Senti, qua normale, khairun. E qua cosa abbiamo? Un idgham. Idgham, però con questo idgham qua non c'è la hunna, perché mi hanno detto che è in quale idgham che non facciamo la hunna. Nel lem, quando abbiamo il lem e la ro, lem e ro, quindi walal, fai una fusione, perché idgham sarebbe la fusione, quindi fondi il tanwin con il lemma walal akhiratu khairul vedi khairul laka, senti proprio non c'è la gunna, non è un khairun, no, khairul laka min al-ula. Ok, qua cosa abbiamo? Mad naturale u La, un altro modo naturale, la, u, la, quindi,
وللآخرة خير لك من الأولى. نعم. باي كوا بيامو ولسوف يعطيك ربك فترضى. Volete qualcosa che abbiamo fatto? Ok, vediamo. Potete mettere in pausa. Potete mettere in pausa e dire ok, faccio qualcosa che abbiamo fatto qua. Già qualcosa che abbiamo fatto. Mi ha detto la sofa io te carabu cafataro da. Quindi abbiamo qua normale. E qua cosa abbiamo? Mad naturale. Tui, 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 tui. Tui. Io tui, io tui, io tui. Inti yu'tika, yu'tika, wala sawfa yu'tika. Quindi abbiamo il mad naturale, il yao, il mad naturale che ha il kasra, preceduto da una lettera che ha il kasra, yu'tika, no? E poi rabbuka fator da rabbuka, quindi raun, rabbuka, rabbuka fator da, rabbuka fator da. Il Ra abbiamo detto che è una lettera, tafkhim, lettera dura, dura. Il Lam abbiamo spiegato quando è che è dura e quando è che è debole. Rabbuka fator da Lam. Poi qua, normale, questo qua, inshallah, dobbiamo ancora farlo. E inshallah per oggi, penso che, dai, aggiungiamo una, dove vediamo qualcosa che abbiamo fatto. Scusate, quindi alam yajid, alam yajid qalqala. Abbiamo il qalqala in dal, il qalqala, abbiamo detto che i sapienti hanno messo le lettere del qalqala in un ordine perché così lo pronunciamo per farcelo ricordare. Qutubi jad, qutubi jad. Quindi ripeti questo suono qua. Qutubi jad, qutubi jad, qutubi jad. E sai quali sono le lettere del qalqala? Abbiamo qua il dad, il dal, il dal. Quindi alam yajid, alam yajid, alam yajid, yajid. Abbiamo visto che sono tre tipi di qalqala. Sai tre tipi di qalqala? Quello un po' normale, debole. Quello un po' più forte. Dopo c'è quello più forte di tutti quanti. Quello proprio all'estremo, Questo qua, qual è? Questo qua è il secondo caso, perché il primo caso abbiamo detto che è quando è insieme tra due lettere. Il secondo caso quando è l'ultima lettera che forma la parola. E il terzo caso quando ha il shad, quando ha il shad sopra. Il shad, abbiamo visto, eccolo qua, questo tipo di termutini qua, il shad. Allora quello lì è il caso più estremo di tutti. Alam yajid, alam yajid ka. Abbiamo alam yajid ka. Yati, yati. Abbiamo un altro mad naturale. Yati man fa'awa. Yati man fa'awa. Alam yajid ka yati man fa'awa. Poi qua cosa abbiamo? Abbiamo un... cosa abbiamo? Itfaq. Quindi sopprimento, quindi sopprimi il tanwin con il fa, quindi fai un sopprimento per poi andare al fa, fai un ponte, sopprimento, sopprimi, nascondi e vai al fa. Yatiman fa'awa, qua abbiamo fa'awa, fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ok, quindi alhamdulillah per oggi ci fermiamo qua e però poi la prossima volta proseguiamo e cerchiamo di finirlo tutto. Quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, se non vi è piaciuto lasciate pure un dislike o un non mi piace, così ci capiamo. E se c'è qualcosa che non è piaciuto cercate anche di commentare e scriverci qual è la vostra opinione, cosa vedete che si può migliorare, cos'è che non è piaciuto. Fateci sapere, inshallah, che siamo sempre il feedback è quello che aiuta a migliorare, il feedback è quello che aiuta a migliorare, a progredire. Inshallah, noi cerchiamo sempre di portarvi il meglio che possiamo. E come vedete,
Questa volta, sì, questa è la prima volta che venite a incontrare il canale. In questo canale qua abbiamo iniziato il Tajweed, si chiama Tajweed iniziando da zero. Ho iniziato il Tajweed iniziando da zero, quindi dall'alfabeto Alif Ba, Alif Ba, Ta, Tha, fino adesso a imparare il Tajweed. In Tajweed poi abbiamo detto lezioni d'arabo perché prima di iniziare ogni lingua. Devi prima sapere l'alfabeto, devi prima sapere l'alfabeto, non è che inizi una lingua senza l'alfabeto. Noi volevamo renderlo più completo, dato che il modo in cui vogliamo imparare la lingua araba è imparare la grammatica per applicarlo col Corano. Quindi vogliamo renderlo tutto a 360 gradi, quindi andando step by step impari a leggere. Poi nell'imparare a leggere, ok, stai imparando a leggere, però impariamo a leggere anche col Tajweed, perché no? Per essere in compagnia degli angeli, per essere in compagnia degli angeli, essere proprio nello step, nel gradino della compagnia d'élite, la compagnia d'élite. Cioè siamo lì, stiamo imparando a leggere l'arabo, perché non aggiungere anche questo che ti aumenta, inshallah. Questo qua è la scienza più semplice tra le scienze islamiche, quindi abbiamo voluto portarvela nel cammino del voler imparare l'arabo, scusate. Quindi questo qua è quello che facciamo e quindi piano piano, se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi pure, attivate la campanellina e inshallah fino al prossimo video, aspettandovi, Isaac Musa, Kios, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.